studiando i funghi nei boschi della Carnia e la prossima settimana sosterranno un esame per diventare micologi, un interesse che porta a Paluzza persone da molte regioni diverse. Armando Mucchino. Sono rimasti in 20, arrivano da tutta Italia, una ragazza anche dalla Francia. Per 8 settimane negli ultimi 2 anni hanno battuto i boschi di Paluzza alla ricerca di funghi, anche quelli velenosi. Lecinum, assenza di reticolo sul gambo, carne immutabile, gambo lungo e sottile rispetto al cappello, commestibile dopo cottura e sgambatura. Funghi che hanno studiato ogni pomeriggio nelle aule del Centro Servizi per le Foreste sono gli aspiranti micologi che lunedì, se passeranno l'esame, un esame vero e oltremodo difficile, potranno iscriversi nell'apposito registro nazionale che offre loro una vasta gamma di opportunità, dal settore sanitario pubblico a quello privato, dalle guide naturalistiche alla soddisfazione di conoscere a fondo il mondo, per certi versi ancora misterioso, dei funghi. Ad attirarli in Carnia all'alto livello del corso ha un costo più che dimezzato rispetto alle altre parti d'Italia. C'è da dire poi che non si tratta di opportunità frequenti. Negli ultimi 20 anni, da quando anche il Friuli Venezia Giulia ha una legge sui funghi, ne sono stati organizzati 3 e la domanda è altissima. In Veneto non se ne organizzano dal 2001. Il dottor Claudio Angelini, padre della legge regionale di settore, è anche il direttore scientifico del corso di Paluzza. Questi sono corsi molto impegnativi perché necessitano di molte convergenze. Per questo sono così difficili da organizzare. Come mai solo 3 nei 20 anni della legge sui funghi regionale? È proprio per questo, perché è molto impegnativo il corso. Dobbiamo avere funghi da vedere freschi quasi tutti i giorni, quindi ce li andiamo a raccogliere, quindi Paluzza in questo senso è il posto ideale. Però abbiamo anche dei raccoglitori esterni che ce li portano per vedere tutti i funghi che crescono nel Friuli Venezia Giulia. Chi è interessato a fare questo tipo di corsi può dare il proprio nominativo al CEFAM di Paluzza, Centro Servizi Forestali di Paluzza, oppure al CEFAP di Tolmezzo, Centro Servizi Agricoltura, e così mettersi in nota. Se riusciamo a fare altri 20 iscritti, facciamo un altro corso un altro anno.